Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la nostra puntata scorsa con noi che siamo arrivati qui nella nave madre dopo aver sconfitto Bowser e Baby Bowser. Ecco fatto. E nessuno sembrerebbe essersi accorto dell'errore, ovvero che anche noi ci troviamo su questa navicella. Che strano. Comunque, funghi Max, procediamo. Vediamo dove finiamo. Prima di tutto io mi prendo tutti i fagioli. Questa mi sa tanto che è lo stesso modus operandi dell'area dell'altra volta. Quella lì dello Yosh. Non ci arriviamo. Questo vuol dire che devo lanciare i bimbi, forse. Non ne so. No, beh, basterebbe fare così in teoria. Aspetta. Ecco fatto. No. Ecco qui. Ovvero tanti fagioli, ma perché altrimenti non sappiamo dove metterli e tanto in questa zona non ci tornerai mai più. Ultra spore che effettivamente la puntata scorsa un po' le abbiamo sprecate. Allora, per andare di qua mi sa che dobbiamo farci tutto il giro. Dobbiamo farci tutto il giro della nave madre. Super funghi. C'è qualcosa qui? 20 monete. Mi sa, è esatto, che c'è qualcosa che solo i bimbi possono prendere qui, ovvero 50 monete, vabbè, buttale via, voglio dire. Mi sa che qua invece dovremmo usare Mario Luigi Palla. Altri fiori clone, che anche quelli la scorsa volta li abbiamo usati. E gli shroom albini. Che bella sorpresa. Allora, tasca tegnaccio. Vediamo se può essere utile. Mi sa tanto di no. Mi sa tanto che gli shroom albini hanno un filo più di resistenza rispetto ai nemici che eravamo soliti affrontare fino ad ora. Però, ho sbagliato. Con la giusta costanza possiamo farcela. Se non fosse stato per quell'errore, secondo me ce la facevamo. Vabbè, sai che ti dico? Vai di un altro giro di tascategnaccio, tanto ne abbiamo un sacco, tanto vale usarli. Ecco, fatto. Giustamente, però, quando non becchi il tuo nemico, cioè nel senso, se tipo scompare, non è che ti fanno colpire un altro che è sulla stessa linea. Avrebbe dovuto fartelo fare. 450, neanche troppo come punti esperienza. 450, 70 punti l'uno. Tra l'altro mi sono appena accorto di aver messo tutto nella finestra sbagliata. Vi chiedo perdono. Siamo a 100 di attacco, mica male, però la difesa scarseggia. Un bel 5, dai, va benissimo. Gigi, anche tu un po' di difesa ti ci vorrebbe. Anche se tu, Gigi, sei messo a posto con la difesa. È l'attacco che sei un po', ma anche la velocità. E i baffi? Bello, 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 bello. Magari riusciamo a compensare la sua mancanza di attacco con un po' di baffi, così ci prendiamo il danno extra. Mi spiace aver messo la webcam in modo sbagliato. Ecco qua. Oh, i pidocchi. Vediamo se i fiori di ghiaccio servono a qualcosa. Ottimo. Perfetto. Tasca tegnaccio per finire la battaglia, visto che tanto quelli di ghiaccio hanno fatto un ottimo danno. Ah, speravo di averlo ucciso. Bimbi, salgo di livello? No. Oh, sì, perfetto. E a questo giro abbiamo abbastanza punti per far salire tutti e due. 106 di velocità, ma quando mai? Ce la facciamo ad aumentare l'attacco? Ovviamente no. I baffi? Ovviamente no. Allora, io lascerei andare un po' l'attacco e la difesa per aumentarli di più ai prossimi giri. Bello, un bel 5 ci sto.
Baby Gigi invece che cosa ti aumento? Tu sei un filo più stabile come la tua controparte adulta. 5 di vita ci sto, mi piacciono. Aspetta però, dobbiamo schiacciare i bimbi. No. Ecco fatto. E mandarli di qua a vedere che cosa si nasconde qua sotto. Allora, oh no, che stupido. Ah, dannazione, vabbè, era per fare prima. 10, un'ultra spora. Allora, aspettate un attimo, bimbi, che dobbiamo rifare il giro. Ok, aspettiamo un attimo qui. Prendiamoci il fagiolo. Perfetto, vediamo che cosa si nasconde qua. Una treno tessera. Abbiamo ottenuto anche delle tessere la puntata scorsa, o sbaglio? Strumenti fratelli più potenti, ma salto e martello meno efficienti. Il gioco lo puoi fare benissimo andando avanti solo con gli strumenti. Mentre in questa, maggiore potenza degli strumenti, ma ne usi due. Qual è dei due più forte? Boh, andiamo avanti. Ci siamo quasi, siamo già a metà del percorso. Però non stiamo trovando molti nemici, o sbaglio? Ok. Allora, i bimbi di qua. Ci sono sicuramente dei nemici qua che dovremmo affrontare da soli coi bimbi? Può essere. Allora, prima di tutto, allora, aspetta. Ah, ora, ecco, mi ricordo. Vieni qua. Ecco fatto, vediamo dove ti trovi. No, bimbi. Preso. Il prossimo dovrebbe essere... Oh, ancora qua. Ottimo, più facile per me. Preso. Ah, così, facile. Vabbè, oh. Se per il gioco va bene così, io non mi faccio domande. Credo sia questa qui. Dai, preso. Questo minigioco era facilissimo. Non so perché abbiano optato per una scelta così. Che poi in realtà per passare quelle spine bastava fare il tornadino, ma boh, vabbè. Meglio per noi, no? Va bene così, non mi lamento. E come ho detto, ci sono veramente pochi nemici, eh. Cioè abbiamo fatto quanto? 2-3 battaglie? Ma poco, eh. E abbiamo attivato lo shortcut. Come se qualcosa servisse, no? Giù. Ah, mi ricordo ora. Siamo già a questo punto, però, davvero? Siamo già a questo punto. Cioè, non siamo alla fine del gioco, non voglio dirvi questo. Però, cacchio, non mi ricordavo che fossimo già al pezzo dove si spara. Credo, perché adesso ho un attimo il dubbio, ma credo che siamo già arrivati. Mi sembra strano, è quello che sto cercando di collegare. Vediamo. 50 monete. Sai che novità. Comunque, scendi. Dovrebbe esserci la cupina ora. No, c'è la principessa Picia. Picavo! Ecco, ah no, era l'illusione. Sei un ologramma. Vabbè. Che è successo? Che cacchio è stato? Non lo so. Non ne ho idea. Tacco. È la fine, Mario. È la fine. Peekaboo. Questa scena è fighissima come l'hanno fatta. Sono là, principessa Shroob. Ficcanaso! Ti distruggerò! Oh no! Piu piu!
Che cacchio sta facendo? Che fa quello? Piu. Certo, è incredibile che nessun altro abbia sparato, eh. Sono anch'io travestita. Sono Lily Koopa. Ora mai più, seguitemi. Andiamo. Con nonchalance poi proprio camminando, neanche correndo. Per dindirindina, eravate proprio nei guai grossi, è vero o no? Chissà che fine avreste fatto se non fosse stato per la vostra certa giornalista. Beh, come si dice, una mano lava l'altra, adesso siamo pari. Ma ditemi un po', credevate davvero che fosse la vera principessa Peach? Sì. Svegliatevi, quella era la principessa Shroob. Ho tutto attento! Luigi, Luigi, Luigi! Che cosa? Avete usato una breccia temporale per portarle al regno dei funghi del futuro? Ma siete scemi? State buoni, bimbi, bimbi! Per dindirindina, lo ammetto, questa volta non sono sul pezzo. Volete dire che faceva tutto parte del piano della principessa Shroob? Colpo di scena! Cioè, si è travestita da principessa Peach per infiltrarsi nel castello del futuro. Il suo vero obiettivo? E conquistare il regno dei funghi del vostro tempo. Quanta perfidia, quanta astuzia. Cacchio, meno male che è arrivato Bowser. Ma il piano della cara vecchia Miss Fungo Velenoso non ha funzionato, è vero o no? Per fortuna che quel Bowser, o come cavolo si chiama, l'ha rapita, altrimenti. Ma quindi mi sto perdendo in chiacchiere. Vi ricordate di questa? Certo che sì, è vero o no? Questa potrebbe essere la chiave della vittoria. La sottoscritta, come la sensazione che alla fine della fiera questo sarà un grande scoop della storia dei grandi scoop. Non so cosa sia. Su, un po' di entusiasmo, è il grande momento. Osservatemi mentre colgo la grande occasione. Che cacchio. Vabbè, allora io prendo questo e questo e quest'altro fagiolo e si prosegue in questa direzione. Blup. Che cacchio è? Osservate. La chiave? Potete scommetterci, Buffy, la chiave va per questa porta. Cic cic. Ecco, finalmente il segreto degli Shroob, lo scoop della vita. Non era uno Shroob gigante, forse? No, non mi ricordo effettivamente cosa succedeva. Tada! Tada! Oh no, il segreto dei segreti! Lo scoop degli scoop! Sì, alla luce! Ehi? Che diavolo? La vedo male. Accidi erbolino, siamo fregati! Gigi! Aspetta che riapro. Siamo stati sciacquonati. No, perché? Perché finisce sempre così? Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Aiuto! C'è nessuno? Ah! Che facciamo? Le spariamo? Le spariamo? Sì, dai! Che fate? Ci penso io. No, mettilo giù! Ah! E intanto la chiave gliel'abbiamo restituita. Io sono ancora qua sopra. Cos'è questo macello? Che succede lì dentro? C'è qualcuno che fa merenda? Ho fame, biscotti, sto arrivando. Ta-da! Che è successo? Boh, vabbè, io rido ancora.
Dove siamo? Ah, di nuovo sull'isola degli Yoshi, oggi Dio. Bisogna riparare le capanne del villaggio. Qualcosa però mi turba. Quella visione, continua a vederla. Sapete cosa vi dico? Non ci voglio più pensare. Mi piace stare qui con gli Yoshi e a me basta questo. Twink! Ah, sono salva! Che fuga! E che caduta! Ricorda tutto! Noi dove siamo intanto? Ah! Tuadopoli fungosa. Clink clink. Mi aspettavo finisse in testa Luigi io. Però se continua così fra un po' posso entrare in aviazione. Dunque i miei sensori dicono che siamo a Fungopoli. Sembra che sia stata bombata o ostizzata per bene. Andiamo a dare un'occhiata al negozio. Magari ci troviamo qualcuno. Mi seguite? Certo, come no. A me prima però frega di salvare, se non ti dispiace. E mi sa che per farlo dovrò andare proprio nel negozio. Quindi sbrighiamoci e salviamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.